Der Markt für Photovoltaik wird sich weiterhin positiv entwickeln. Il mercato dei sistemi fotovoltaici continuerà a svilupparsi in senso positivo, con tassi di crescita nell'ordine di grandezza del 20-30%. Anche a livello europeo l'andamento del mercato sarà analogo. Per questo sono convinto che nei prossimi 5-10 anni avremo un boom ininterrotto che non sarà paragonabile a quello di nessun altro prodotto della storia. Un immobile è l'investimento a più lunga scadenza che si possa compiere di norma. È per questo che bisogna guardare al futuro, più in là rispetto all'acquisto di un'automobile, ad esempio. L'immobile acquistato rimane a disposizione per i prossimi 50 o 100 anni. E quindi è importante guardare al futuro e fare tutto quello che è possibile al momento. Wir brauchen generell auf der Welt eine nachhaltige Energieversorgung. In tutto il mondo c'è bisogno di fonti di energia sostenibili. Questo vuol dire fonti di energia che proteggano l'ambiente naturale ed in particolare che facciano i conti con il problema del clima. Der Energiebedarf ist einfach da. Il fabbisogno energetico è un dato di fatto e continuerà a crescere in tutto il mondo. Dobbiamo trovare nuove fonti di energia ed il sole è la fonte di energia più importante del pianeta. Bisogna fare in modo che la sua energia possa essere sfruttata. Energia elettrica dal sole. Gli impianti fotovoltaici sono sempre più richiesti e la Germania è campione del mondo nella realizzazione di impianti fotovoltaici. Negli anni passati la quantità di energia solare prodotta in Germania è cresciuta ad un ritmo vertiginoso. Il motore di questo sviluppo è la legge tedesca sulle energie rinnovabili che garantisce ai gestori di impianti fotovoltaici di poter cedere l'energia prodotta ad una tariffa vantaggiosa per ben 20 anni. Ma il boom dell'energia solare ha anche un lato negativo. I buffer di silicio, la materia prima delle cellule fotovoltaiche, cominciano a scarseggiare. Nel 2005 molti costruttori non sono stati in grado di soddisfare la domanda. Forte domanda di mercato e scarsità di moduli fotovoltaici. È questa la realtà che si trovano a fronteggiare molti installatori. Soltanto pochi produttori di moduli fotovoltaici, tra cui la SAG Solarstrom di Friburgo, sono in grado di far fronte alle crescenti richieste. Naturalmente per gli installatori la qualità è importantissima. Moduli e componenti di alto livello sono infatti fondamentali per le prestazioni e quindi per la redditività dell'impianto. La regione di Friburgo è baciata dal sole. L'irraggiamento solare di questa zona supera i 1100 kWh per metro quadrato e anno. Un impianto fotovoltaico moderno della superficie di soli 30 metri quadri è sufficiente per coprire il fabbisogno energetico di una famiglia. Nell'Europa meridionale la disponibilità di energia solare è ancora maggiore. In Spagna, Italia e Grecia, infatti, l'irraggiamento è più forte del 50%. Ma non è soltanto il clima a spiegare il boom dell'energia solare nella regione di Friburgo. I principali motori di questo potenziale innovativo sono il know-how e l'interesse da parte della cittadinanza. Lo dimostra questo progetto realizzato a Teningen, un comune vicino. La ristrutturazione di un condominio di proprietà del comune prevedeva anche il rifacimento e la coibentazione del tetto. Un gruppo di inquilini ha deciso di investire denaro nella realizzazione di un impianto fotovoltaico.
La produzione di energia elettrica con la tecnologia fotovoltaica non è più una visione. È già una realtà che funziona in molte migliaia di impianti. Anche a Friburgo l'esperienza ha dimostrato che ricavare energia elettrica dal sole conviene, a condizione che esistano i necessari incentivi statali, componenti di alta qualità e tecnici specializzati per l'installazione e manutenzione professionale degli impianti. Energia solare dalla facciata, una prospettiva affascinante. In due condomini della cooperativa Familienheim di Friburgo, questa visione è già realtà. Con il sostegno della Fondazione Federale per l'Ambiente, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, ingegneri e architetti hanno ideato un nuovo procedimento di montaggio per facciate fotovoltaiche. Il vantaggio? I singoli componenti sono facilmente sostituibili e l'impianto può essere installato da qualsiasi ditta specializzata.